Siano lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi amici, oggi festeggiamo una festa importante, giusto? Si chiama? L'Ascensione. Bene, cosa si celebra in questa festa? Che cosa stiamo festeggiando? Cade sulla testa degli apostoli sotto il limbo di fuoco. No, questa è domenica prossima. Questa è domenica prossima, la lingua di fuoco. Quando Gesù sale al cielo, cosa diciamo nel credo? Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, poi diciamo salì al cielo, siede alla destra del Padre, no? Oppure nel credo apostolico, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Questa è la festa di oggi. Quindi che cosa è successo? Seguitemi bene, eh? Gesù è risorto ed è rimasto sulla terra. Quanti giorni sono passati dalla Pasqua? Veramente sono passati un pochino di più. Quanti giorni è rimasto? 40. Cioè, 40. Sapete che 40 è il numero sacro nella Sacra Scrittura. 40 anni era stato nell'Antico Testamento, vi ricordate, Israele? Nel deserto, dall'Esodo fino all'arrivo della Terra Promessa, giusto? Quanti giorni di digiuno si è fatto Mosè prima di ricevere i 10 comandamenti? 40. Quanti giorni di digiuno si è fatto Gesù nel deserto prima di iniziare la missione? 40. Quanti giorni è rimasto sulla terra dopo la resurrezione, prima dell'ascensione? È il numero sacro 40. Quindi, e che cosa ha fatto Gesù in questi 40 giorni dalla resurrezione all'ascensione, secondo voi? Che ha fatto? Che è stato a fare? Perché non era ancora sceso al cielo. Dove stava quei giorni lì? Che stava a fare? Ce lo racconta San Paolo nelle sue lettere. È apparso a tante persone, le apparizioni, per mostrare la realtà della sua risurrezione. Sapete cosa si è inventato un giorno nostro Signore, ci dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi? Così dai piccolini, seguitemi. Sapete che si è inventato un giorno? È apparso a più di 500 persone, qui dentro saremo sì o no una sessantina. Allora, immaginate 500 persone in 500 posti diversi, una sta a Roma, una sta a Latina, una sta a Milano, una a Napoli, una a New York, una in Giappone, una in Malesia, 500 posti diversi. E che cosa ha fatto Gesù? È apparso contemporaneamente a 500 persone in 500 posti diversi. Ce lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è apparso a più di 500 fratelli in una volta sola. Voi immaginate, no? Supponiamo che è apparso a me a Roma e a te a Tokyo. Poi noi ci scontriamo e dico, oh, lo sai che l'altro giorno alle 5 e mezzo ho visto Gesù? Allora, ma che dici? Alle 5 e mezzo l'ho visto io, ma è possibile hai visto pure tu? E tutti quanti, veramente, Lo sapete perché? Perché quando staremo nell'altro mondo, lo sanno anche i grandi, sì. Noi siamo stati qualche settimana fa in un posto dove c'era un grande santo, lo conoscete, si chiama Padre Pio. Tutti lo conoscono. Voi lo sapete che Padre Pio, che cosa gli succedeva delle volte? Che ne so, stava confessando in Cappella Gozzoli, ma nello stesso tempo stava parlando con una persona a Milano, attenzione, non in spirito, con lo stesso suo corpo. Lo sapevate? Questo è attestato dai testimoni, non è una leggenda. Lo sapete voi, sì, anche i grandi, anche qua dietro. È provato. Perché? Perché i corpi risorti, ecco perché Gesù ha potuto fare quella cosa, partecipano delle proprietà di Dio. Catechismo di oggi, ripasso, se no chi ha preso i premi glieli ritiro, Una delle proprietà di Dio è che Dio è immenso, cioè che Dio sta in tutti i luoghi, ha detto Giuseppe, cioè che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Quindi Dio è tutto e dappertutto. Ma siccome Gesù è Dio
e il suo corpo glorificato non è più soggetto ai limiti come prima della risurrezione, può apparire contemporaneamente a 500 persone in diversi posti differenti. Lo capite? Qualcosa. Non è che si capisce tanto bene, però, perché è una proprietà divina, però è così. Allora, oggi sale al cielo e quindi dobbiamo fare lutto oggi, perché Gesù ci ha abbandonato salendo al cielo? Ci ha lasciati da soli? Non ci ha lasciati da soli, no. Allora, perché anche perché abbiamo sentito il Vangelo di oggi, no? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Capite che significa, no? Ha detto Gesù, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Domanda, secondo voi Gesù le dice le bugie? Non le dice, siete sicuri? Siete sicuri? Oh, quindi sicuramente deve stare da qualche parte fino alla fine del mondo, perché questa promessa, pensate che Gesù faccia le promesse del marinaio come noi? No, quindi questa promessa l'ha adempiuta, giusto? Quindi Gesù è con noi tutti i giorni. Bene, mi può dire qualcuno dove lo posso andare a trovare? Gesù? Oh, in chiesa. Bene. Fuoco. Dimmi tu. No. Esattamente in chiesa, perché Gesù ha detto io sono con voi, perché la chiesa è la casa di Dio, no? Quindi qui c'è una presenza sempre misteriosa dell'Altissimo, è per questo che in chiesa bisogna starci in silenzio, in riverenza, debitamente vestiti, eccetera, eccetera. Ma Gesù, sta da qualche parte? Proprio lui? Sì? Dove sta? Che dice Anna? Che dice? Eh no? C'è proprio un posto preciso? Chi è che ha detto il tabernacolo? Brava! Avete visto, ci abbiamo messo, se andate a vederle, magari vi autorizzo ad alzarvi, ci sono, poi ce ne ho messe due di lampade. Quando vedete in una chiesa una lampada che brilla rossa, vuol dire che lì c'è la presenza di Gesù. Dove? Lì, ve l'ho fatta già vedere altre volte questa. Vuoi venirla a vedere? Quando ci si arriva qui davanti, avete visto, questo spero che abbiate imparato a farlo, si fa così, perché lì non c'è semplicemente un simbolo, lì c'è proprio Gesù e dinanzi a Gesù si piegano le ginocchia, vedete, ci sono le due lampade accese che brillano notte e giorno. Potete venire, basta che fate i bravi. E anche lì la luce, il faretto, se voi venite qui con me a pregare di notte lo troverete sempre acceso, però non si spegne mai, 24 ore al giorno, perché Gesù al buio non ci deve stare. È chiaro che quella è una presenza misteriosa di Gesù, perché non è Gesù, non lo possiamo più toccare, non si vede più la sua umanità, però è proprio lì, quindi non ci ha lasciati soli, possiamo andare a posto. Quindi però capite, mo non vorrei mandarmi per storto da solo la domenica, perché mi verrebbe voglia di far alzare la mano, quanti di voi vanno ogni tanto a farsi una passeggiata e a stare un po' con Gesù? Perché Gesù è rimasto con noi. Vi immaginate che significa stare 24 ore su 24? Guardate che è proprio lui, Non è un gioco, non è uno scherzo, non è un simbolo. Come adesso quando andiamo a fare la comunione non ci prendiamo una caramella. Per cui mi permetto di ricordare che a tutti che le normative Covid sono state abrogate. Quindi vi consiglio vivamente di tornare, anche se non siete obbligati, a prendere la comunione nel modo migliore con cui si deve fare. Se volete un consiglio, per non rischiare dispersioni varie di frammenti. Ma anche perché quella non è una caramella, noi dobbiamo aiutarci sempre a capire che stiamo prendendo Dio facendo la comunione. Sono piccoli gesti esterni che ci aiutano. Quando si passa davanti al tabernacolo si fa la genuflessione, quando c'è la consacrazione si sta in ginocchio. Il modo migliore per fare la comunione è riceverla dal sacerdote, non toccarla. Chi vuole, chi può, meglio ancora se la prende in ginocchio, perché ci ricordiamo che Gesù è Dio. Quindi Gesù sale al cielo, ma rimane sulla terra nell'Eucaristia. Sapete, c'è una domanda del Catechismo? Posso avere la vostra attenzione? C'è una domanda del Catechismo che dice, ma Gesù, proprio Gesù, dove si trova adesso?
E la risposta è esatta, chi prende questo fa la cresima, chi risponde bene a questo, gli faccio fare la cresima il giorno dopo. Chi si impara bene questa risposta e in qualunque momento gliela chiedo, pure se lo incontro per strada, mi risponde bene, gli faccio fare la cresima il giorno dopo. Perché la risposta è, dove sta Gesù, ora, in qualunque momento, la risposta esatta è, seduto alla destra del Padre, in cielo seduto alla destra del Padre, e in ogni tabernacolo del mondo nell'Eucaristia. In questi due posti. E quanti sono i tabernacoli del mondo secondo voi? Miliardi. Quindi capite perché vi ho raccontato il fatto che Gesù è apparso a 500 persone una volta sola? Voi vi rendete conto in quanti posti in contemporanea sta Gesù adesso? Non si contano più. È lo stesso Gesù, è proprio lui in persona? O si moltiplicano 5 milioni di Gesù secondo voi? Ci saranno 5 milioni di tabernacoli, facciamo 5 milioni di Gesù? Facciamo come Matrix che si moltiplicano tutti quanti? No, è lo stesso Gesù che è capace di essere presente con la sua virtù divina in 5 milioni di posti diversi. Allora capite, quindi questo non è un giorno di lutto, perché il Signore ci ha fatto un grande favore, perché è salito al cielo, attenzione, con l'umanità che ha preso da me e da te, cioè ci sta dicendo Giuseppe, William, Vittoria, un altro Giuseppe, il nome più bello di tutti, Leonardo, guardate che io ti ho portato su la tua umanità perché se tu mi seguirai sulla terra, un giorno la tua umanità sarà gloriosa. Sapete che anche voi potete stare in 5 milioni di posti diversi in una volta, in un istante solo? Non è uno scherzo questo qui, perché la glorificazione del corpo di Gesù sarà condivisa dai beati se, chiaramente nella terra, avranno vissuto secondo Dio. Che cosa abbiamo studiato oggi nel catechismo? Quello che Gesù ha detto nel Vangelo prima di salire, ha detto andate in tutto il mondo e ammaestrate le nazioni, battezzatele e insegnate loro a osservare i comandamenti. Oggi a catechismo abbiamo studiato che cosa dobbiamo vivere, che cosa dobbiamo fare, no, abbiamo imparato che cosa dobbiamo fare per vivere secondo Dio. Sapete cosa dobbiamo fare per vivere secondo Dio? Questo era anche per i grandi, te la sei già imparata la settimana prossima, dai, te la sei già imparata? Un pochettino. Che te sei imparato? Che cosa dobbiamo fare per vivere secondo Dio? È quello che Gesù ha detto oggi ai suoi prima di salire al cielo. Dobbiamo credere le verità che Gesù ci ha insegnato e che la Chiesa ci annuncia. Dobbiamo osservare i comandamenti e poi dobbiamo vivere in grazia. E come si fa a vivere in grazia? Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vogliono i sacramenti e la preghiera. Se facciamo queste cose andremo in paradiso con Gesù e condivideremo con lui la sua stessa gloria. In questa vita conoscerò l'amore e servirlo, nell'altra goderlo. Ha sentito? Sta imparando qualcosa, eh? Conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e nell'altro goderlo. Sta imparando qualcosa. Oggi sei arrivato terzo. La settimana prossima c'hanno la verifica di fine anno, quindi mi raccomando, fate i bravi. Fate i bravi, mi raccomando. Ecco, la settimana prossima festeggeremo il passaggio del testimone. Quindi Gesù sale in cielo e a chi tocca? A chi tocca? Chi è che ha detto a noi? Leonardo Maria, così piccolo, ha detto a noi. Ma guarda, quello è un bambino. Quanti anni c'ha Leonardo Maria? C'ha 6 anni. Già ha detto tocca a noi. Umiliato da un bambino di 6 anni. Hai visto, umiliati. Voi che fate il catechismo, lui ancora non lo fa. Tocca a noi. Finita la missione di Gesù, comincia la Chiesa. Quindi arriva lo Spirito Santo per rendere la Chiesa capace di portare a tutti gli uomini l'annuncio della salvezza, i sacramenti, e per cercare di portare tutti quelli che credono in paradiso con Gesù. Però di questo approfondiremo domenica prossima. Siano lodati Gesù e Maria.